Iniziamo subito con i primi ospiti di oggi, che sono delle star internazionali, sono dei campioni del mondo, sono talmente amati che sui social, su YouTube, sono arrivati a 83 milioni di visualizzazioni con i video delle loro esibizioni. 83 milioni, ma di che cosa stiamo parlando? Dovrei fare adesso una presentazione, altro che di Sanremo, insomma di quelle molto importanti. E siccome io non sono avvezza a questo tipo di presentazioni, sapete che cosa faccio? La faccio fare alla star delle star. Guardate. Cosa ci fate qui voi due? Non sarete mica venuti per suonare? Noi vorremmo suonare. Suonare. Ma siete fantastici. Grazie. Ragazzi, fantastici. Grazie. Allora, io vi ho fatto presentare da Terence Hill, che è un vostro caro amico, insomma, eccetera, 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 e voglio fare chiudere la cosa da Terence Hill, anche se non è proprio andata benissimo. Beh, alla fine effettivamente è stata un po' brutta, la siamo visti proprio brutta. Guardate com'è finita. Fratelli Scacchia, siete in arresto. Suonate troppo bene. Avanti. Ma quanto siete bravi! Ma quanto siete bravi e quanto è meraviglioso Terence Hill, perché tutti lo amiamo perdutamente. Insomma, voi siete conosciuti casualmente. Lui si è appassionato, no? Delle vostre capacità. E poi cosa vi ha chiesto? Avete un po' di fiato oppure il fiato è andato via totalmente? Volete che ne parliamo dopo? Possiamo dire tutto nella vita, no? Che siamo stati anche arrestati. Abbiamo provato tutte le esperienze. Vabbè, diciamo che quella potremmo anche evitarla, ma non l'incontro con Terence Hill. Eccoli qua i nostri campioni, Enzo e Nicola Scacchia, campioni del mondo di organetto. Ma la cosa che fa impressione, ragazzi, e che l'ho detto prima quando li abbiamo conosciuti all'inizio della nostra trasmissione, che hanno avuto sui social più di 83 milioni di visualizzazioni delle loro performance. Quindi stiamo parlando di artisti conosciuti a livello internazionale. Ma come mai siete così amati? Non è che dico che non siate bravi, per l'amor del cielo, ma siete proprio adorati in Italia e all'estero. Ma cerchiamo di fare del nostro meglio per accontentare le persone che ci seguono. Infatti noi ci siamo suddivisi così, lavoriamo insieme, ma in realtà vedi, come dall'abbigliamento, lui segue più lo stile tradizionale, io più da country. Poi lui si esprime con la tecnica tradizionale, io con la tecnica cinque dita. E poi facciamo musica per tutti, dal tradizionale, musica caraibica, tormentoni nazionali ed internazionali e per concludere brani di nostra composizione. Beh, è una musica allegra, è una musica che secondo me in questo momento storico, guarda, ne abbiamo più bisogno che in altri momenti, perché sorridere, ti muovi appena la senti, ti mette allegria, quindi conquistate le persone in questo senso. In realtà però dovremmo dire grazie a vostro nonno. Certo, è vero.
Beh, difatti la passione per la musica l'abbiamo ereditata dai nostri nonni che ci hanno insegnato a suonare già dall'età di 4 anni. Però è da dire che da bambini, contestualmente alla musica, praticavamo pugilato e kickboxing. Che non è proprio la stessa cosa. No, nella nostra palestra di famiglia, dove lui tuttora è insegnante di sport da combattimento. Quindi da una parte fai sport da combattimento e dall'altra fai sorridere e ballare le persone. Arriviamo al fatto che siete campioni del mondo. Uno pensa, sono fratelli, una coppia, quindi campioni del mondo, la coppia. Invece è una cosa incredibile, non sono campioni del mondo in coppia. Enzo è campione del mondo nella sua categoria, Nicola è campione del mondo nella sua categoria. Arriviamo alla storia. I bambini vi seguono dappertutto, sì. E avete un sacco di mamme che vi cercano, sì. Perché i bambini si innamorano di questo strumento. Secondo te qual è il segreto? Niente, vuole che parli tu, sì. Enzo. Lui è Enzo, il portavoce, Nicola è l'atleta. Lui delega sempre me. Ah, lui delega? Ma di fatto noi litighiamo moltissimo. Sì. È da dire, entriamo spesso in contrasto. Ma poi quello che ci fa ritornare insieme... Ci facciamo una suonata e passa tutto. È la cosa più bella. Quindi le mamme e i bambini. Sì. Perché? Che cosa ti chiedono? Allora, tante mamme mi scrivono, no? E dicono, guarda, il mio bimbo non mangia se non metto i video vostri. Poi ci mandano i video dei bambini che ci imitano, ballano, addirittura con l'organetto giocattolo... fanno le nostre coreografie, sì. È una soddisfazione molto grande questa. Allora, uno può pensare l'organetto uno strumento facile, assolutamente no. Io vi invito adesso a guardare le mani che il nostro regista Tresa inquadrerà appena suoneranno, perché non le riesco neanche a vedere come si muovono veloce le dita. Fra l'altro, sei tu che hai inventato questo nuovo modo di suonare addirittura a 5 dita? Sì, la tecnica a 5 dita. La tecnica a 5 dita. Sì, che l'abbiamo ideata insieme, poi l'ho depositata io, certo. Alla SIAE. Beh, con la tecnica a 5 dita è composta da... combinazioni che permettono di eseguire virtuosismi irrealizzabili con la tecnica di uso comune. E noi questa l'abbiamo creata unendo la nostra esperienza musicale a quella sportiva. Infatti, come nello sport, prevede metodi di allenamento per migliorare l'esplosività e la resistenza. E poi esercizi di mobilità articolare, elasticità muscolare e psicomotricità finalizzati al miglioramento del controllo delle 5 dita in modo uniforme. Io vi sfido a guardare con che velocità riescono a suonare Enzo e Nicola Scacchia con noi. Dire che non sto esagerando, perché voi spesso venite
chiamati per aprire i concerti, sì. E l'avete fatto anche al concerto di Mogol a Gubbio con la gente impazzita. E io lo capisco perché portano un'allegria rara, quindi grazie ragazzi, grazie. Abbiamo bisogno di voi. Grazie. Sempre.